Ciao, questo è un video che avrei voluto fare diverso tempo fa, ma va bene, non essendoci riuscita lo faccio adesso, ed è quello sulla hair care routine. Dunque, da qualche mese ho accantonato gli shampoo che ho in casa e che stavo utilizzando a favore di shampoo specifici acquistati dal mio parrucchiere di fiducia. Il mio parrucchiere di fiducia si chiama Gianluigi Bianco, si trova a Rivoli in Corso Susa 50, quindi eventualmente per chi fosse di Torino o di Rivoli e fosse interessata potete trovare tranquillamente i suoi recapiti su Google. Allora, io ho alternato due tipi di shampoo prevalentemente per un periodo, adesso ne sto alternando, uno è rimasto costante, quello che ho terminato lo alterno con un altro. Allora, c'è stato un periodo in cui avevo la cute screpolata e sto parlando di prima dell'estate, dopo l'estate, e quindi ho comprato un certo tipo di shampoo. Dopo l'estate, sono stata sottoposta a uno stress abbastanza prolungato e quindi ho iniziato ad avere la forfora. Contemporaneamente, sia prima dell'estate che dopo, ho sempre avuto una forte perdita, secondo me forte perdita di capelli. Tant'è che i primi di settembre, quando mi sono decisa a tagliarli, uno dei motivi principali che contribuivano a bloccarmi era la paura di, una volta tagliati i capelli, trovare dei buchi, cioè di non avere abbastanza capelli per coprire tutta la testa. Pensate, insomma, ognuno i problemi che ha nella testa. Quindi ho deciso di seguire un certo percorso. Allora, gli shampoo sono tutti e tre della stessa marca che si chiama Revive. Io adesso ci provo, ma ecco, così. Il brand è scritto sotto, si chiama Revive, e questo per quando avevo la cute screpolata è quello della linea Vital Nutritivo. Tutti e tre, no, questo è coadiuvante, questo è l'altro che vi mostrerò, è coadiuvante contro la caduta dei capelli. Ogni linea di Revive ha un colore, quindi questo giallo è quello nutritivo, è quello blu è quello antiforfora, quello rosso è fortificante, c'è cioè un altro arancione e un'altra linea arancione detossinante, poi non so se ce ne siano delle altre, comunque io non le conosco. Come si usa questo shampoo? Questo vale per questo e anche per gli altri due. Insieme allo shampoo viene dato questo spargishampoo. Lo shampoo non va diluito perché è già molto molto liquido, qualsiasi linea voi acquistiate. Dietro ci sono diverse tacche. Io ne metto 20, arrivo a 20 dopodiché lo applico sulla cute asciutta, sempre, sempre, sempre. Io da mesi applico quel quantitativo sulla cute asciutta, inizia già a fare un po' di schiuma. Dopodiché bagno le mani o comunque passo con la doccetta pochissima acqua, veramente pochissima, faccio cadere tutto. Sulla testa è emulsione, continuo, 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 fa una bella schiumona finché li lavo. Se ho i capelli particolarmente sporchi, perché ci sono dei periodi in cui si sporcano di più anche se li lavo con la stessa frequenza, come secondo shampoo ne faccio un altro. Non ripeto questo, ne faccio un altro di quelli che ho io, che però in questo momento non aveva senso mostrarvi perché tanto non ha una particolare importanza quello che uso come secondo shampoo. A me interessava parlarvi di questi, anche perché la maggior parte delle volte io ne faccio soltanto uno e poi metto il balsamo. Quindi per un periodo ho iniziato soltanto con questo. Poi a settembre, quando è comparsa la forfora, ho acquistato, sono flaconi da 200 ml.
ho acquistato questo qui della linea blu antiforfora. Quindi che cosa ho fatto? Li ho alternati. Una volta usavo quello antiforfora, una volta usavo quello nutritivo. Con lo stesso identico meccanismo, cioè mettendo lo shampoo qui su cutie asciutta, massaggiando, poi emulsionando con un po' d'acqua, continuando a massaggiare. Devo dire, la forfora è andata via. Oramai qui ce n'è pochissimo, quindi lo terminerò. Questo qui invece l'ho già terminato, l'ho preso dalla busta dei prodotti finiti, perché purtroppo non sono riuscita a fare il video prima. E, nel frattempo però, per tutto il mese di... ho iniziato, mi sembra, metà ottobre, metà novembre e fino a fine dicembre, ho iniziato un trattamento che però facevo tutte le settimane direttamente dal parrucchiere. Per fiala, cuffia, macchina per un quarto d'ora, shampoo, e in questo caso lo shampoo è questo qui, fortificante della linea rossa, anche questo coadiuvante nel trattamento contro la caduta dei capelli, poi lavaggio, insomma, quindi shampoo, un po' di balsamo, poi un'altra fiala che io suppongo sia sempre questa qui della linea fortificante, queste qui, e poi insomma asciugatura normale. E quindi io questo trattamento l'ho fatto praticamente per 2 mesi e mezzo tutte le settimane. Ho visto un miglioramento? Sì. Ho visto un miglioramento in termini di caduta, ho visto un miglioramento in termini di forfora, sì, è sparita, non ho più neanche la cute che si screpola, quindi io questo shampoo nutritivo non lo ricomprerò, ma sicuramente quello che continuerò a ricomprare sarà questo qui contro la caduta, perché comunque anche se adesso il trattamento l'ho terminato, anche perché non è che si possa andare avanti in eterno, voglio comunque continuare, visto che comunque un po' di capelli si perdono sempre. Secondo me uno shampoo anticaduta come questo male non può fare, lo alternerò con un altro shampoo, però io voglio continuare, perché devo dire, io con questa linea di Revive mi sono trovata bene. Le fiale che vi ho fatto vedere le ho in casa, perché le abbiamo comprate per Andrea. Non sappiamo se per lo stress, se per il fatto che per 2 mesi e mezzo è stato con la testa sempre sul cuscino, perché poveretto, la situazione, e continua veramente a passare la maggior parte del suo tempo a letto, perché non è che possa fare chissà che cosa. Praticamente poco sopra, non poco sopra, dietro, praticamente nella nuca, aveva un tondino così, senza capelli, totalmente glabro, tipico della alopecia da stress. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato queste fiale di questa linea qui, che sono appunto quelle per il trattamento anticaduta. Sono delle fiale che hanno nel tappo una polvere che schiacciando si libera, vanno miscelate e mischiate, dopodiché si utilizza questo beccuccio che si avvita e si svita su ogni fiala, e questa fiala io praticamente gliela metto ancora adesso, perché il trattamento è fatto di 12 fiale, io glielo metto prima di asciugare i capelli. Parto dalla zona in cui non c'erano capelli, che nel frattempo per fortuna stanno ricrescendo. Qui abbiamo ancora solo 5 fiale, e quindi parto dalla zona con pochi capelli, dove ce ne sono di meno, dove non ce n'erano proprio per la verità, e poi l'applico su tutta la parte, sulla calotta della sua testa, e poi per qualche minuto faccio dei massaggi in modo tale da scaldare un po' e fare in modo che il prodotto si distribuisca anche nelle parti e nelle zone in cui non sono andata ad applicarlo direttamente. Ovviamente anche lui fa lo shampoo
con questo, anche lui nello stesso identico modo, quindi su cute asciutta, non vi dico per farlo abituare a questa cosa, perché lui, come tutti, come me, d'altronde era abituato a bagnare i capelli, mettere lo shampoo, eccetera, e invece ho fatto un po' di fatica a fargli capire che questo andava utilizzato in questo modo, però devo dire, ad Andrea i capelli stanno ricrescendo e stanno ricrescendo anche bene, non si è neanche diffusa su altre zone della testa questa alopecia, quindi secondo me abbiamo preso, siamo intervenuti in tempo prima di dover eventualmente andare da, come si chiama? Comunque una persona apposita, mi viene dermatologo, ma no, cioè non c'è il dottore quello che si occupa dei capelli, il crinologo. Vabbè, comunque quello, e magari poi dover usare delle medicine, visto che veramente di medicine ne sta prendendo fra radiazioni, lastre, tac, medicine, eccetera, eccetera, da mesi ormai veramente una quantità industriale, abbiamo evitato e con un intervento dall'esterno, neanche farmacologico, siamo riusciti a risolvere il problema. E mi devo anche un po' sbrigare. Allora, tornando a me, quando dopo aver fatto lo shampoo, metto sempre, 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 sempre il balsamo. Questo balsamo ce l'ho da 200.000 anni, lo tengo a testa in giù perché finalmente sta per terminare. E lo shampoo di Maternatura, e il balsamo al melilotto districante nutriente di Maternatura. E questo mi è piaciuto da subito, dal primo utilizzo. Sinceramente, è un balsamo che io mi sento di consigliare. Purtroppo non ho la minima idea, nel minimo ricordo, di quanto costi, però c'ero da tantissimo anche perché, avendo tagliato i capelli, ovviamente la quantità che utilizzo è minima. Quindi questo poi verrà sostituito da un altro, ma ormai avendo i capelli corti, fondamentalmente non dico che un balsamo valga l'altro, ma quasi perché ho ben poco da districare. A me basta semplicemente avere i capelli morbidi nel momento in cui esco dalla doccia, perché sentirli duretti, perché comunque dopo lo shampoo non sono paglia, perché non sono assolutamente paglia, ma comunque sono un po' duretti e mi dà fastidio, non mi piace, anche perché magari poi per asciugarli, se provo a tirarli con la spazzola, mi dà fastidio. Comunque, prima di asciugarli, l'ho finita da poco, ve l'ho fatta vedere nel video dei prodotti finiti, la maschera di Nashi Argan, grazie a chi mi ha segnalato il sito su cui sul sito web su cui acquistarla. Avendo terminata quella, sono tornata sulla lozione anticrespo di Bioficina Toscana, che comunque per me è sempre una conferma, va sempre bene sul mio tipo di capelli. E sottolineo sul mio, mi piace moltissimo il profumo e praticamente questa è piena, quindi ne avrò per un bel po'. Dopodiché li asciugo. Quando mi sento particolarmente ispirata, utilizzo questa pasta, la marca è Cléral. Credo Cléral, comunque è una pasta fissante che ho acquistato dal mio parrucchiere, ha il coperchio, ha il profumo tipico meraviglioso dei prodotti da parrucchiere, è rosa ed è appunto una pasta fissante che va usata rigorosissimamente sui capelli asciutti, asciuttissimi, perché non è un gel. Dopodiché, quando non utilizzo la pasta fissante, uso questa questo spray, questo è uno spray per lo styling che non è una lacca perché non vi dà assolutamente quella sensazione di fissaggio anche un po' plasticoso che danno alcune lacche. Questa è del brand Alterna, è un altro brand in vendita dal mio parrucchiere. Lui ha Revive e Alterna per i capelli. Questo io lo definisco un brand di lusso, assolutamente un brand di lusso perché
Se questi shampoo, ah, non ve l'ho detto, tra l'altro, se non erro costano sui 15 euro, mentre le fiale, la scatola da 12 costa tra i 70 e gli 80 euro, questa qui da sola ne costa, mi pare 36, quindi è veramente tanto, è uno sfizio secondo me, nel senso che se uno non gliene frega niente, di avere questa, si compra una lacca qualsiasi, Cielo Alto, L'Oreal, quel che l'è, e va benissimo. Questa non ha parabeni, non ha ftalati e non ha colorante sintetico, ha un profumo di uva che è una roba stupenda, veramente stupenda, e soprattutto vi dà la possibilità di acconciare i capelli aiutandovi molto in situazioni di umidità, perché evita chi ha i capelli mossi come me, in effetti, che per esempio quando faccio il bagnetto al piccolo Andrea, che da solo non, ovviamente non può fare neanche quello, praticamente mi chiudo nel bagno con la stufa, l'acqua a 1000 gradi, dovrei uscire con i capelli a fusillo. Grazie a Dio questo non succede ed è anche merito di questo prodotto. Quindi Alterna si chiama Perfect Texture Finishing Spray della linea Caviar Anti-Aging. Allora, sull'anti-aging non voglio neanche spendere una parola, perché l'anti-aging sui capelli anche no, però mi piace tantissimo, mi piace veramente tantissimo. Come profumazione, come effetto sui capelli, non li rende opachi, non li rende appiccicosi, non li rende duri. È una cosa fantastica. Mi rendo conto che, insomma, non posso andare bene per tutti. Vorrei anche dirvi il quantitativo: 184 grammi. È una cosa stupenda. E visto però che la uso, ve la devo far vedere. Finisco con lo shampoo secco che utilizzo quei giorni in cui proprio non ce la posso fare a lavare i capelli. Però non posso neanche chiudermi in casa e non uscire. Questo qui ve l'ho già fatto vedere da qualche parte, è il Batiste shampoo secco, quello classico. So che questo c'è anche per le more, per le bionde. Io purtroppo non l'ho trovato quello per le more, in realtà non l'ho mai proprio visto al supermercato. Anche questo lo compro al Carrefour, non ricordo il prezzo, ma secondo me non ho pagato pochissimo, potrei averlo pagato sui quasi 10 euro. E che dire, non mi fa la polverina, effettivamente non me li sporca di più, cioè fa il suo lavoro di shampoo secco, quindi io riesco a andare avanti ancora un giorno, e poi ovviamente però di più no, ma anche perché poi veramente dovrei toglierli e lo scalpo e metterlo sul comodino. Però effettivamente mi piace, ovviamente essendo uno shampoo secco e senza acqua. Strano, non lo avreste mai detto. Sono 200 ml, vi ripeto, io mi sto trovando bene, quindi per me va bene. Detto questo, ci salutiamo qui. Il video è arrivato in ritardo, ma finalmente è arrivato. Se avete domande, curiosità, consigli, sono ben accetti, e noi ci vediamo alla prossima.